21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi ospite un'imprenditrice straordinaria, giovane ma grande, grandissima esperienza alle spalle, non soltanto in ambito imprenditoriale, ma ci racconterà lei anche in altri ambiti. Susanna Moccia, vicepresidente dei Giovani e Industriali Nazionale e imprenditrice in diversi settori. Buongiorno Susanna e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo scusa per la mascherina, ma sono per strada e il lavoro non mi permette di fermarmi. Tra l'altro, voglio dire, anche in questo momento gli imprenditori veri sono costretti, come sempre, per prima, ad alzare la serranda e a fare le proprie attività. Assolutamente, assolutamente. Poi sono nel settore alimentare, sono in trincea un bel po'. Ok, allora, vogliamo raccontare un po' precisamente come sei diventata imprenditrice e qual è il settore e di che cosa ti occupi oggi? La domanda come me la pongo tutte le mattine, perché mi chiedo sempre perché e come ci sono arrivata. Probabilmente è una cosa che diventa naturale, ci si nasce perché si cresce e si respira l'aria imprenditoriale in casa. Mi rendo conto che non è da tutti, perché non tutti possono avere il polso della situazione, piuttosto che saper gestire il personale. Devi avere la fortuna di essere in una famiglia che ti spinge in quest'ambito, perché devi poter fare esperienza, devi poter sbagliare, devi poter correggere, cadere, essere solo e poter capire dove aggiustare il tiro. E io, nonostante la perdita di mio padre di più di 30 anni fa, Se ci pensiamo, non c'è una guida che ci consente di poter capire come gestire. È un le po' come quando istruzioni per l'uso bravo, bravo, nessuno ci dà non le ci sono. istruzioni per l'uso. Come per essere genitore, io chiedo sempre le istruzioni da qualche parte, però purtroppo non le trovo mai. Dicevi due cose importanti, quindi da un lato l'ambiente, no, che ti circonda sicuramente ti dà delle informazioni. Avere dei modelli di riferimento, tu prima parlavi di tuo padre che è stato un modello, immagino, importante, e dall'altra parte comunque l'organizzazione e la determinazione che tu hai avuto nella capacità poi di riorganizzare il tuo sapere, frutto degli studi e delle esperienze precedenti, ma anche una grande flessibilità nell'adattarsi quotidianamente a quelle che sono le risposte. Sì, perché il mondo è così veloce che delle volte non riesci a stargli dietro, però devi essere bravo a fermarti poco tempo e a prendere decisioni immediate, cosa che purtroppo, come possiamo notare, non sta capitando nel nostro territorio, nella nostra nazione. Infatti, delle volte mi viene da sorridere perché una mia amica, oggi insegnante, mi ha sempre detto, abbiamo trascorso intere estati sull'isola, io a lavorare, lei in vacanza, e mi ha sempre detto, delle volte mi affascina ascoltarti al telefono perché a te ogni problema c'è subito una soluzione. Come fai a risolverla? Ho detto, non lo so, sarà la forza della disperazione. In realtà lo sai che studiando le strategie di eccellenza di imprenditori, personaggi dello sport, tutti hanno in comune una cosa: l'allineamento delle persone hanno stimolo-reazione. Le persone invece che hanno un comportamento eccellente hanno stimolo, pensiero strategico-reazione. E quel secondo di cui parlavi tu prima per raccogliere le informazioni e cercare una soluzione quanto migliore possibile in virtù naturalmente della conoscenza che abbiamo. Uno dei temi importanti in questo momento, tu l'hai accennato, è il tempo. Noi definiamo il tempo come la risorsa più democratica che esiste in natura, perché a prescindere dal nostro reddito, dalle nostre competenze, alla mezzanotte si azzera per tutti. E il Sì. tempo per un imprenditore diventa una componente importante. Ci dai il tuo punto di vista? Ho imparato dalle tue lezioni i famosi 7 minuti. Ho imparato l'attenzione dei 7 minuti e ti posso dire che l'ho messa in pratica in diverse volte, sia a casa che al lavoro. E mi sono resa conto effettivamente che dobbiamo essere bravi e veloci a captare in poco tempo l'attenzione, a far capire il segnale, perché se ci protraiamo nel dire un concetto, nello spiegare un concetto, nel frattempo la testa è andata via da qualche altra parte. E quindi adesso veramente devi essere rapido, veloce. E delle volte a me mi prendono in giro perché sono troppo sintetica, ma preferisco essere sintetica e E centrare il arrivare bersaglio che allungarmi e esatto. perdere tempo. Senti, Sì. in questo contesto la gestione del personale, che sappiamo che per un imprenditore impiega oltre il 50% del nostro tempo, no? Per
gestire, come si dice a Bergamo Alta, ogni capo è un tribunale, per cui avere a che fare con tante persone diventa sempre un elemento importante. Tu, dal tuo punto di vista, come la gestisci questa cosa? Allora, diciamo che è una bella sfida quotidiana perché in azienda mi occupo io della formazione del personale, mi occupo io di tutti questi tribunali e ci sono giorni che veramente scapperei a gambe levate e direi non voglio fare niente, non voglio fare nessuno, però mi rendo conto che quando ti vedono emettono un sospiro di sollievo perché c'è qualcun altro che pensa al loro posto e quindi ascolto. Con tanta pazienza le loro idee, i loro pensieri, cerco di dargli importanza perché ognuno nel suo piccolo, dal lavoro più umile al lavoro più importante, ha bisogno di essere considerato. E considerando il lavoro di ognuno, lo rendi partecipe, lo rendi importante e sicuramente ti dà una mano e rende di più. Ah, tra l'altro, quello che tu dici è proprio alla base della motivazione. Noi sappiamo che la motivazione si basa sul sentirsi utili. Nel momento in cui ci si sente parte integrante di un contesto, di un ragionamento, di una strategia, aumentano le energie e le risorse che riusciamo a immettere all'interno delle attività. Tra l'altro, Certo, tu hai momento. anche un'attività che gestisci insieme ai tuoi fratelli, come il rapporto poi anche familiare, no? Su due livelli diversi, perché anche là ci sono risorse da gestire. È una lotta. Ups, scusatemi, il vento vi porta via i capelli. Diciamo che abbiamo nel corso del tempo stabilito i vari ruoli. Ognuno fa qualcosa, ognuno si occupa di qualcosa e abbiamo avuto la possibilità, avendo anche diverse attività, di capire qual è la nostra inclinazione, di conseguenza non pestare i piedi l'un l'altro. Riusciamo a fare delle riunioni ogni 10 giorni più o meno, a seconda un po' delle esigenze e dei momenti, e ci aggiorniamo. Dopodiché, le decisioni più importanti le prendiamo solo, tutti e quattro insieme, senza, far sì che anche magari mia cognata, mio marito che c'è un panificio che lavora comunque tra virgolette con noi, nel senso ci fornitore, nessuno possa intralciare le nostre decisioni e quindi ci assumiamo 100% le nostre responsabilità. Ma tra l'altro questo rientra poi nella base del successo, no, di una gestione familiare. Da un lato avere ruoli e competenze ben definite così che non ci siano sovrapposizioni. E da un'altra parte una cosa importante che hai detto, l'accordo al vertice. Importantissimo l'unanimità per cui a prescindere da quanto io possa essere d'accordo o meno sulla decisione, ma nel momento in cui si esce fuori da quella riunione, quella diventa la decisione anche mia e di tutti i È partecipanti. E questo dura, devo dire la verità, lo non è so. semplice perché volano anche penne, matite, non le sedie perché non lo facciamo, però comunque le porte sbattute volano spesso e volentieri perché siamo sempre comunque teste diverse. Essendo l'ultima sorella, da parte mia c'è anche una grande, chiamiamola, devozione nei confronti dei miei fratelli perché mi hanno cresciuta, come dicevo prima, ho perso mio padre molto presto, quindi tutto quello che so lo devo a loro e ho avuto la possibilità di terminare gli studi e di fare esperienza sul campo. E quindi per questo qualche volta cerco di essere anche un po' più testarda e di essere ascoltata, perché forse il punto di vista di chi è più giovane, è diverso da chi ha fatto le cose sempre nello stesso modo e chi dice ho sempre fatto così, quindi facciamo in modo che le cose Ma vadano tra così. l'altro il pensiero controintuitivo, no? Che può a volte aprire un canale di osservazione e che poi dà realmente vantaggio competitivo all'azienda. E invece dall'altro ambito, ambito associativo, in che modo è partita la tua, diciamo, esperienza associativa, ultimata, ancora non ultimata, ma diciamo con la carica importante che hai oggi in dote? Sempre mio fratello, conoscendo un po' di amici imprenditori che frequentavano l'associazione, mi ero da poco laureata, ero entrata in azienda, cioè ho cominciato a lavorare a 13 anni e stavo cominciando ad avere qualche ruolo in più e mi ha affidato ad un suo amico e ha detto portati un po' mia sorella fuori dalle nostre attività, dalle nostre aziende perché devi capire un po' il mondo come gira e c'è bisogno anche di un grande confronto e quindi ho cominciato così, ascoltando, confrontandomi con gli altri imprenditori a piccoli passi, cercando di capire dove potessi essere d'aiuto, di supporto e ritagliandomi qualche spazio. E poi piano piano l'intraprendenza ha fatto il suo. Ma anche lì immagino che il lavoro grosso a livello associativo sia molto di ascoltare e riuscire a condividere il contributo di Madonna mia. esperienza che ti porti nelle tue attività
all'interno di un contesto più ampio. In realtà è proprio la condivisione e la contaminazione, no? Di diverse aree funzionali che può dare poi un vantaggio competitivo anche in azienda. Quello è importante perché non tutti capiscono, delle volte dicono che vai a fare in associazione, che si a fare in associazione, togli tempo in azienda, invece quello è un tempo investito perché il confronto aiuta ad aprire la mente. Noi siamo abituati a risolvere il problema che ci si pone tutti i giorni con una velocità fortissima e a restare. Non dico fossilizzati, però comunque concentrati su quello che è il nostro lavoro quotidiano. Mentre invece aprirsi e capire anche i problemi degli altri, gli imprevisti che possono avere gli altri, che sono completamente uguali ai tuoi, però risolti sotto un altro punto di vista, ti danno la possibilità di capire se la strada che stai percorrendo è giusta o sbagliata. Tra l'altro lo sai che la nuova leadership si basa sulla flessibilità, quindi maggiore è l'esperienza e la capacità di aprire il bagaglio di punti di vista ci porta poi ad avere una maggiore leadership e una maggiore autorevolezza quando rientriamo nel contesto aziendale. Invece in ambito Assolutamente. familiare, tu poi sei anche mamma, moglie, Penso di avere un marito abbastanza santo perché mi supporta e mi sopporta, che se non avesse capito la mia volontà, la mia indole, non mi avrebbe lasciato spazio nel crescere professionalmente, nel crescere associativamente, perché spesso si mette in campo anche la competizione in famiglia. Invece lui mi ha sempre supportato, ha capito sempre quale fosse la mia voglia, la mia indole, la voglia di crescere e di confrontarmi, e quindi mi ha dato grande supporto, mi è sempre stato accanto, mi ha dato sempre dei grandi consigli. In questo periodo mi sta supportando anche con i figli perché sono a casa e non è facile gestire lo smart working che non posso fare io. Lui qualcosa lo può fare, ma con i compiti a distanza, diciamo allora, che ci compensiamo. sul tema dello smart working, io anche con i bambini, c'è mio figlio che ha 7 anni, che è stato quello che più di tutti, diciamo, ha un po' accusato il colpo nel passaggio allo smart, all'e-learning e quindi alla formazione a distanza. Perché? Perché non aveva ancora metodo. Mi ricordo di un pomeriggio che era stato 3 ore per provare a fare i compiti e non ci riusciva. A un certo punto gli ho dato il cronometro, ho detto fai blocchi di 21 minuti, poi 5 minuti ti fermi e ti metti a giocare. Lui in 2 blocchi ha finito tutti i compiti che non era riuscito a fare in 3 ore precedenti. Perché di fatto anche con i bambini poi la focalizzazione e l'utilizzo del tempo in un certo modo diventa molto molto funzionale. Senti, invece una domanda attuale, a fase 2, ma dal tuo punto di vista che hai un po', ma ci sarà una possibilità reale per creare una fase 2 così come l'hanno raccontata? O come al solito noi imprenditori dobbiamo un po' fare di necessità virtù e riuscire ad adattarci con le nostre sole risorse? La cosa che più mi dispiace è che viene tutto rovesciato sugli imprenditori. Come sempre, noi dobbiamo avere la responsabilità della nostra impresa, dei nostri dipendenti, dobbiamo avere la responsabilità del nostro Stato perché dobbiamo pagare tasse, dobbiamo sostenere. La rabbia è che in tutte queste task force che hanno creato non c'è un imprenditore che veramente la mattina alle 6 si sveglia e vede dove deve sbattere la famosa testa. E questa è la rabbia più forte perché poi devi ascoltare quello che ti calano dall'alto determinate persone, devi controbattere, devi cercare di far capire che è sbagliato, ma non avremmo fatto meglio a confrontarci prima e ad evitare che poi dopo avremmo dovuto perdere altro tempo a far capire che le cose non vanno bene? Ma Questa infatti diciamo domanda. che oggi la linea guida è proprio il tempo, no? Dicevamo prima in apertura, essere veloci oggi è l'unica strada per potersi risollevare e per poter evitare che ci siano poi delle perdite anche dal punto di vista imprenditoriale. Si presume che ci siano circa centinaia di migliaia di aziende che oggi sono Ma a la rischio. paura che non riaprano, sì, ma ieri parlavo con una mia amica del settore dello zucchero e mi ha detto che ci sono molti bar che probabilmente non riapriranno, le torrefazioni che stanno in difficoltà perché lavoravano il 90% con i bar. Tanta piccola, piccolissima microimpresa che purtroppo è in grande, grande difficoltà. Mi rendo conto che bisognava chiudere tutto per dare un segnale, per bloccare questa epidemia, va bene, però le forme
e il sostegno non sono state sufficienti. E adesso però c'è un po' di paura, un po' c'è l'incoscienza, l'abbiamo visto con le immagini ieri che hanno fatto il giro del web su Via Caracciolo, che tutti hanno cominciato a diventare dei runner. E quindi vabbè. E poi dall'altro lato la paura di dire esco o non esco, cosa faccio? O usciamo tutti insieme adesso, secondo me, o non uscirà nessuno. E quindi di conseguenza non sappiamo se effettivamente questa economia riprenderà, in quanto tempo, perché ci sono troppi punti interrogativi e perché le notizie vengono date sempre il giorno prima per il giorno dopo. Oggi è 28 aprile e stiamo aspettando questo decreto aprile che ovviamente non è arrivato e stiamo aspettando le famose regole che devono partire dal 4 maggio, che parecchie sono con grandi punti interrogativi. Ma tra l'altro, come dicevamo prima, c'è una, secondo me, una cosa ancora più pericolosa. Anticipano tramite dichiarazioni, tramite conferenze stampa, una serie di notizie che non sono supportate da dati. Io facevo un'analisi dei dati, sai che io, venendo dalla matematica, i dati, e dicevo il numero dei contagi ad oggi, noi abbiamo sotto controllo perché loro hanno un protocollo di gestione della crisi sanitaria, ma non è vero che ci sono molti meno casi, ci sono molto meno casi estremi. E questo naturalmente in virtù del fatto che non è stata ancora trovata una cura per, o un vaccino per questo virus. Di fatto il rischio di contagio rimane comunque molto elevato. Tra l'altro, se non gestito bene, noi dobbiamo ipotizzare di avere una nuova economia, non un'economia precedente. Cioè, adattare il modello precedente alle nuove regole potrebbe essere pericoloso. Andare incontro a una nuova economia ci potrebbe dare un vantaggio competitivo anche verso l'esterno. Non ci dimentichiamo Infatti, che il 30% del PIL italiano si basa sulle esportazioni. Siamo stati il primo paese, nel momento in assolutamente. cui noi ripartiamo e gli altri non sono ancora pronti, noi non è che risolleviamo il nostro mercato interno. Ma infatti noi che abbiamo l'attività di produzione nel pastificio, abbiamo dovuto fermare, nonostante fossimo nel settore alimentare, la produzione perché noi l'80% lo facciamo con l'estero e quindi adesso è completamente tutto fermo e anche il pastificio. Ma poi sentivo tra questi vari opinionisti che non so come chiamarli. Allora, si è bloccato il telefono di Susanna, aspettiamo un attimo che si ricollega. Dicevamo infatti che tutte queste informazioni che arrivano diventano poi elemento di distorsione, specie perché a volte sono parziali rispetto alla gestione dei dati e non danno una soluzione netta per poter iniziare ad affrontare le cose in maniera differente e metterci nella condizione, come dicevamo prima, di riadattarci al nuovo contesto. Ed essere in grado di poter spingere su quella che è la ripartenza. Una cosa è certa, quello che avremo davanti non sarà uguale a quello che avevamo alle nostre spalle. È soltanto una grande capacità da parte dell'imprenditore, da parte di tutto il contesto, di riuscire a riadattarsi alle nuove regole fa la differenza. Ecco, Susanna, che è ritornata, era andata via. Scusami, no, non so se si è sentito, dicevo alcuni opinionisti che si stanno scambiando un po' di opinioni, bah, idee, se così vogliamo dire, ha detto che dopo la seconda guerra mondiale c'era tutto da ricostruire, quindi lì è ripartita l'economia. Adesso invece che non c'è nulla da ricostruire, ma solo da aprire e da spingere, bisogna capire effettivamente cosa fare e come far ripartire riadattando l'economia. Tra l'altro, noi abbiamo passato gli ultimi 20 anni a fare tagli evidenti a sanità e scuola, quando oggi sono stati i reparti maggiormente colpiti. Pensiamo che dice che il modello svedese e il modello della Danimarca non hanno fermato l'istruzione, ma loro hanno infrastrutture. Tu pensa alle aule dei nostri figli, che oggi sono aule dove in 20 metri quadrati ci sono 30 bambini, 25 bambini, gli spazi prossemici di distanziamento necessari per mantenere la crisi sanitaria e quindi la limitazione del contagio diventano impossibili se non cambiamo il sistema. Gli insegnanti che non erano pronti a fare smart working, qualche tempo fa ho fatto un incontro con l'insegnante dei miei figli che non, nella sua carriera non si era mai dovuta adoperare per utilizzare Gli insegnanti dei videoconferenza. miei. Questo però è un segnale importante di un paese che realmente poi non è tanto vecchio, ma quanto è rigido e fermo su delle posizioni un po' antiquate. Si adatta un po' alla volta e questo purtroppo è il famoso adattamento. Vabbè, poi vediamo che non va più bene. Ok, allora siamo arrivati alla fine. Intanto voglio ringraziare veramente Susanna che ci ha dedicato questo tempo nonostante il lavoro. Ricordo che abbiamo sempre due webinar gratuiti, il lunedì e il venerdì, uno sul miglioramento delle performance individuali e il mercoledì sul miglioramento delle performance professionali. E
E ieri è uscito il libro Sistema 21 minuti, quando la teoria dei 21 minuti di cui parlavamo anche noi prima, chi è interessato può andare su Amazon e lo va a comprare. Grazie ancora Susanna, in bocca al lupo per Grazie, l'attività e ci Crepi, sentiamo buon presto. lavoro a tutti. Ciao. Ciao, in bocca al lupo.